Buongiorno e ben ritrovati, gentili telespettatori. Questo è Prima TG delle ore 13:30. Andiamo con le ultime notizie perché è il giorno della verità per il Movimento 5 Stelle, con il voto degli iscritti sulla piattaforma online di Rousseau per scegliere tra l'adesione o meno al governo Mario Draghi. La votazione ha preso il via questa mattina alle ore 10 e terminerà alle 18 di oggi pomeriggio. Si legge sul blog dei pentastellati. I risultati saranno pubblicati solo dopo le ore 19. Il quesito che è stato chiesto a eletti e militanti è il seguente: sei d'accordo che il movimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super ministero della transazione ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal movimento con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi? È un nuovo modello di partecipazione, un passo avanti importante verso un concetto di cittadinanza digitale che si sta sempre più affermando con grande interesse anche all'estero per capire come questo modello stia funzionando, ha detto Davide Casaleggio in riferimento al voto online. Qualora vincesse il no, sottolinea, ci sarà da stabilire se il voto del Movimento 5 Stelle al nuovo governo sarà negativo o di astensione. Fino alle 18 di oggi, dunque, le votazioni, dopo che ieri, grazie anche a un contatto telefonico tra il Premier incaricato e il garante pentastellato, il Movimento ha incassato all'interno della compagine che si va formando anche la figura di un super ministro green, titolare di un dicastero che accomuni competenze dell'ambiente e dello sviluppo per una transazione ecologica. Quasi tutta Italia è attualmente in zona gialla, dopo la Sardegna che ha cambiato colore lunedì scorso. Infatti, da oggi anche la Puglia torna nella fascia con meno restrizioni, dopo il ricalcolo dei posti di terapia intensiva. Pertanto, restano in zona arancione solo Sicilia ed Umbria. Non si dimentichino però anche la zona rossa in Alto Adige, con Bolzano che resterà in lockdown rigido fino al prossimo 28 febbraio, e le zone rosse in 50 comuni della provincia di Perugia, 6 in quella di Terni e in altre 27 del Molise, dove è stata registrata un'impennata di nuovi contagi collegati alla circolazione della variante del virus. Ma la situazione potrebbe ancora cambiare. Infatti, atteso per domani, come tutti i venerdì, il report con il monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica nel nostro paese, realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, sulla base del quale si deciderà quali regioni e province autonome cambieranno ulteriormente colore a partire da lunedì 15 febbraio. Allora, ci sono delle ipotesi sul tavolo, sulla base dei dati che sono andati consolidandosi nel corso dell'ultima settimana in attesa del monitoraggio. Gli occhi sono tutti puntati sull'Umbria, dove già una sessantina di comuni sono finiti in zona rossa da lunedì scorso, dopo lo scoppio di una serie di focolai legati alle varianti inglesi e brasiliana. Il resto della regione è rimasto arancione, ma non è escluso che la zona rossa possa essere estesa a tutto il territorio regionale per frenare la trasmissione del contagio e far calare la pressione su tutti gli ospedali. Ma a rischiare sono anche Abruzzo e Molise, dove negli ultimi giorni i casi di positività si sono moltiplicati sempre per effetto delle varianti. Anche queste potrebbero passare dalla zona gialla a quella arancione. Punto interrogativo invece sulla Toscana, che pure potrebbe diventare arancione. I dati che trasmettiamo segnalano una salita graduale del contagio, ha detto il governatore Eugenio Giani. È oggettivo, i dati che trasmettiamo segnalano una salita graduale nel numero dei contagi, non allarmante ma preoccupante. Tutto viene deciso con un decreto dal Ministero della Sanità, ha sentito il Presidente della Regione, sulla base dei dati che emergeranno venerdì dalla cabina di regia. A preoccupare anche la situazione nell'area di confine con l'Umbria, con le varianti che accelerano il prorogarsi del contagio. Ed infatti nel comune di Chiusi, in provincia di Siena, già è stata introdotta la zona rossa, oltre allo screening su tutta la popolazione. A rischiare infine la fascia arancione ci sarebbe anche la Campania, secondo gli ultimi dati della Fondazione Gimbe, che la pone in zona critica e quindi in un passaggio arancione a partire da lunedì 15 febbraio. Intanto, già oggi si decide cosa succederà con il blocco agli spostamenti tra le regioni, che è in vigore fino al 15 febbraio. La questione è stata discussa nell'ultimo Consiglio dei Ministri, in cui Speranza ha sostenuto la tesi che far scadere il decreto per inerzia, perché un governo, quello Conte dimissionario, e l'altro, quello Draghi, non ha ancora giurato, sarebbe un grave errore. Si andrebbe comunque nella direzione di una proroga del provvedimento almeno di una settimana, ma tutto dipenderà anche dai governatori.
Secondo i dati del Ministero della Salute, sono stati registrati nella giornata di ieri 12.956 nuovi contagi Covid-19 in Italia, a fronte di un numero record di tamponi processati, cioè 310.994. I decessi sono stati 336, guariti 16.467. Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi tamponi si attesta al 4,16%. In calo le terapie intensive con un meno 15%, anche i ricoveri ordinari con un meno 232. Aumentano invece ancora i contagi Covid-19 in Campania nella giornata di ieri, così come riportato dal bollettino dell'unità di crisi della regione. I positivi sono stati 1.635, di cui 129 casi identificati dai test antigenici rapidi, di cui asintomatici 1.421 e sintomatici 85. I tamponi del giorno sono stati 20.912, di cui 2.898 antigenici, per un totale positivi di oltre 236.000 unità. I deceduti sono stati 26, dei quali 14, quindi nelle ultime 72 ore, e 12 in precedenza, per un totale deceduti di 3.954, i guariti 1.191, per un totale guariti di 166.526 unità. Il report posti letto su base regionale recita: posti letto di terapia intensiva disponibili 656, di cui occupati 103, i posti letto di degenza disponibili 3.160, di cui occupati 1.486. La campagna vaccinale in Italia darà la priorità ai soggetti estremamente vulnerabili con particolari patologie, indipendentemente dall'età, in base all'aggiornamento del piano nazionale vaccini, inclusi pazienti con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni neurologiche, disabilità, diabete, fibrosi cistica, patologia renale, malattie autoimmuni, malattie epatiche e cerebrovascolari, patologia oncologica, sindrome di Down, trapianto di organo solido e grave obesità. Seguiranno le persone tra i 75 e i 79 anni, tra i 70 e i 74 anni, persone con particolare rischio clinico dai 16 ai 69 anni, persone tra i 55 e i 69 anni senza condizioni che aumentino il rischio clinico e persone infine tra i 18 e i 54 anni senza aumentato rischio clinico. Alle prime 5 categorie andranno i vaccini a mRNA, alla sesta invece quelli di AstraZeneca. Tale piano ha valenza nazionale, dunque ogni atto delle singole regioni diretto a intervenire sulla materia può essere valutato dal Ministero della Salute in ragione della necessità di azioni coordinate ed omogenee su tutto il nostro territorio, come riferisce il capo di gabinetto del Ministero della Salute in una lettera inviata al Comitato Tecnico Scientifico in merito al piano della regione Lombardia, sottolineando infatti la necessità di un raccordo tra le iniziative delle regioni con le prescrizioni nazionali. Da parte del Ministero ci sarà comunque un esame rapido e costruttivo del piano, purché in linea con le indicazioni del piano nazionale. In relazione alle varianti, gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, in un aggiornamento sulle varianti, scrivono che finora le varianti più preoccupanti non sembrano causare sintomi più gravi in nessuna fascia di età. Si è tenuta invece martedì la riunione in Regione Campania per fare il punto sui vaccini. Da sabato verranno convocati gli anziani di Napoli, Capri e Anacapri nell'ordine in cui sono stati prenotati sulla piattaforma regionale, a cui verranno somministrate le circa 1.600 dosi di vaccino Moderna a disposizione delle ASL. Saranno circa 1.000 a Napoli e 600 sull'isola. Si proseguirà poi con Moderna e Pfizer, mentre si mette in moto anche la somministrazione delle dosi di AstraZeneca, che possono essere inoculate a persone dai 18 ai 55 anni. Verrà quindi chiusa nei prossimi giorni, nei prossimi 3 giorni, la somministrazione dei vaccini al personale sanitario, concludendo i richiami per circa 6.000 appartenenti al settore, anche grazie a un prestito di vassoi di vaccini da parte di altre province che hanno già chiuso i propri sanitari, che erano in numero inferiore. Entro venerdì, quindi, l'ASL di Napoli 1 chiuderà la pratica per circa 25.000 sanitari. Al momento, la somministrazione alla popolazione a Napoli si svolgerà alla Mostra d'Oltremare, in attesa dell'apertura di altri hub come Fagianeria, Capodimonte e Stazione Marittima. La chiusura delle scuole non può continuare a essere la sola misura di contenimento del Covid-19 in Campania. Non è possibile che l'unico diretto compromesso sia ancora una volta quello all'istruzione. Lo affermano le famiglie No Dad, che aderiscono al coordinamento Scuole Aperte Campanie, al gruppo Usciamo dagli Schermi e a Scalzabanda, a seguito della riunione
effettuata ieri dall'unità di crisi sulla scuola e alla luce della possibile rinnovata chiusura degli istituti, i genitori lanciano un appello a sindaci e prefetti per salvare il diritto all'istruzione. Anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è tornato all'attacco. Sta venendo fuori tutta l'incongruenza, l'inadeguatezza e l'assenza di programmazione e di capacità da parte della regione Campania, che in Europa ha raggiunto la triste maglia nera per essere stata l'ultima a riaprire la scuola a settembre e la prima a richiuderla. Fino al prossimo 31 marzo, nel convento di San Domenico Maggiore, avrà luogo la mostra Sisma 80, dedicata al quarantennale dal terremoto del 23 novembre del 1980. Oltre 100 immagini storiche, più di 20 fotografi che ritraggono luoghi e vissuti della catastrofe con esemplari rari. Andiamo ad ascoltare le parole dei protagonisti. È un anno di lavoro. E ho pensato, molto banalmente, il quarantennale del terremoto del 1980, bisognava tirare fuori dagli archivi storici napoletani almeno 100 foto. Abbiamo due esemplari rari, da Alessandro e Iodice. È la prima volta che praticamente stanno insieme. È un omaggio chiaramente ai nostri maestri, ma la cosa interessante che a me è piaciuto è andare a scavare negli archivi di Foto Sud, Press Foto, Carbone, Mario Riccio, che non sono più tra di noi, e quindi un grandissimo saluto a loro. Questa mostra è stato un laboratorio di ricerca che è durato un anno e questa cosa ci ha dato la possibilità, ha dato soprattutto a Luciano la possibilità di scoprire quanto materiale fotografico, quanti archivi, quanti fondi esistono in città, e quindi su questo bisogna assolutamente avere le risorse per poter intervenire. È sicuramente una battaglia da amministratore molto ambiziosa e importante. È una mostra bellissima. E quindi invito tutti a vederla, una mostra che si doveva tenere il 23 novembre del 2020 in occasione dei 40 anni dal terremoto dell'80, poi purtroppo la pandemia in quei giorni non ce l'ha consentito. Voglio fare i complimenti a Luciano Ferrara, ma a tutti i fotografi qui rappresentati, alcuni purtroppo non più in vita, ma è una mostra bellissima, sono dei capolavori di una storia purtroppo indelebile della nostra città. Napoli è un'altra Napoli dopo il terremoto dell'80, ancora oggi se ne vedono i segni indelebili. Per me è stata veramente straordinaria questa impresa, devo ringraziare il mio team che ha lavorato in un modo egregio e abbiamo per ultimo fatto quella grandissima esposizione sul campo, che ci sono i dati di tutti i comuni del terremoto, compresa Napoli. Secondo me bisogna fare uno sforzo per renderla stabile, cioè io credo che queste fotografie debbano trovare un luogo permanente, perché il terremoto a Napoli, in Irpinia, in Lucania, ha segnato la storia di questa città da ogni punto di vista, e quindi la memoria va mantenuta viva e la storia va raccontata a chi non c'è. Il nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio di Caserta, inerente alla giornata di ieri, 10 febbraio, recita 170 nuovi positivi, 117 persone guarite e purtroppo 8 deceduti. I test processati sono stati 2.071 per un tasso di incidenza dell'8,2%. Caserta in vetta per il maggior numero di casi attivi con 226, seguita da Maddaloni con 219 e da San Felice a Cancello con 171. Per contenere il rischio epidemiologico in un periodo particolarmente delicato come quello di Carnevale, il sindaco di Mondragone Pacifico ha pubblicato l'ordinanza numero 3, contenente alcune disposizioni: vietata l'uscita senza presenza di un familiare ai minori di 18 anni in tutto l'arco della giornata dal 16 al 18 febbraio, vietata inoltre anche la vendita di bombolette spray, divieto di vendita anche da sporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle 16 alle 5. Dall'11 al 16 febbraio, divieto di stazionamento davanti alle attività commerciali e di somministrazione di bevande ed alimenti dall'11 al 16 febbraio, inoltre divieto di occupazione di suolo pubblico per somministrazione di bevande ed alimenti dall'11 al 16 febbraio esclusivamente nella zona mare o quella compresa nell'attuale zona ZTL. Chiudiamo adesso invece con il calcio: pesante sconfitta per il Napoli a Bergamo contro l'Atalanta per 3-1 nelle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Gli azzurri hanno offerto una
prestazione sottotono e sono stati eliminati. L'Atalanta raggiunge in finale la Juventus, finale che si terrà a San Siro il prossimo 19 maggio. Un bruttissimo primo tempo da parte degli uomini di Gattuso, che vanno subito sotto 2-0 grazie alle reti di Duan Zapata, il grande ex del match, e Pessina in appena 16 minuti. La reazione arriva solo nella prima metà del secondo tempo, in cui Lozano ha accorciato le distanze e riaperto le speranze. L'Atalanta però ha chiuso subito i giochi con la doppietta di Pessina. I partenopei hanno subito moltissimo il pressing asfissiante da parte della Dea e da parte degli uomini, quindi, di Gasperini. A fine partita Gattuso ha masticato amaro e ha commentato così ai microfoni di Sky: dispiace perché siamo alle solite, due errori nostri hanno spianato loro la strada. Mi è piaciuta la qualità del gioco, altre squadre qui ne potrebbero prendere anche 5. Infortuni conoscete tutti la situazione: Manolas rimarrà fuori un mese, Koulibaly al Covid-19, Osimhen ha giocato 70 ma non è ancora al top della condizione. Ultima spiaggia contro la Juventus, dovete chiedere alla società, non a me. Hai sentito De Laurentiis? No, non ho sentito il presidente che ha lasciato durante l'intervallo del primo tempo lo stadio di Bergamo, arrabbiato con la squadra. Il Napoli, che adesso si gioca tantissimo, sabato alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona, proprio contro la Juventus. Per questa edizione di Prima TG è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.